In questo video parliamo di 800 metri e 1500 metri. Vediamo assieme quello che è il test di Cosmin, un test per vedere un tempo potenziale che possiamo correre sugli 800 metri e sui 1500 metri. Diciamo che sono due test differenti. È un allenamento test, quindi vediamo assieme quello che è l'allenamento che dobbiamo fare per poter calcolare poi il potenziale sugli 800 metri e l'allenamento che possiamo fare per calcolare il potenziale sui 1500 metri. Poi alla fine ti dirò anche i calcoli che dobbiamo fare per ottenere appunto i due tempi e ti fornirò anche un link per rendere le cose un po' più semplici. Il primo allenamento, quindi quello per calcolare il tempo potenziale sugli 800 metri, è molto semplice. Bisogna correre due volte un minuto cercando di percorrere la massima distanza che riusciamo a correre, recuperiamo 3 minuti e cerchiamo ancora di correre la massima distanza che possiamo percorrere sempre in un minuto. Le regole da seguire sono anche queste molto semplici. Quando corriamo il primo minuto bisogna fermarsi esattamente allo scadere del minuto, restare fermi e ripartire per la seconda prova, per il secondo minuto, esattamente dalla stessa posizione. Quello che dobbiamo fare è calcolare quanto abbiamo corso in totale. Quindi poniamo il caso che nel primo minuto sei riuscito a correre 300 metri, il secondo minuto riesci a correre 280 metri, il totale che hai corso sarà 580 metri. Questo è l'allenamento che devi fare appunto per calcolare il tempo potenziale sugli 800 metri. L'allenamento che dobbiamo fare per i 1500 metri è abbastanza simile, dobbiamo comunque correre 4 volte un minuto. Quello che cambiano sono i recuperi. Dopo il primo minuto recuperiamo 3 minuti, alla seconda prova, quindi al secondo minuto, recupereremo 2 minuti, al terzo minuto, quindi alla terza prova, recuperiamo 1 minuto e poi corriamo l'ultimo minuto. Anche qui alla fine di ogni prova rimaniamo fermi e ripartiamo da lì, da questo punto, per la prova successiva e calcoliamo il totale che siamo riusciti a correre. La distanza totale che riusciamo a correre è importantissima per poter calcolare appunto il nostro potenziale sia sugli 800 metri sia sui 1500 metri. Quindi quello che dobbiamo fare sono diversi calcoli e cominciamo a vedere quindi come possiamo fare questi calcoli. Per calcolare il potenziale sugli 800 metri devi prendere 217,77778 e a questo numero appunto sottrarre il totale della distanza percorsa moltiplicato per 0,119556. Per le donne la cosa è un attimino diversa. Per ottenere il tempo potenziale sugli 800 metri in gara bisogna sottrarre 1451,46 il risultato che otteniamo moltiplicando 198,54 per la distanza totale che abbiamo percorso. Per quanto riguarda il calcolo del potenziale sui 1500 metri, bisogna sottrarre 500,52609 il totale della distanza moltiplicato per 0,162174. E per le donne facciamo lo stesso calcolo e aggiungiamo 10 secondi alla fine. Quindi sono dei calcoli un attimino, diciamo, non troppo facilissimi. Comunque qui trovi un link ad una pagina in cui c'è un programmino che ti permette di calcolare il tempo potenziale sia sugli 800 sia sui 1500 metri, avendo quindi solo il dato della distanza totale percorsa nelle varie prove. Un test, diciamo, molto divertente, anche molto interessante, che è abbastanza preciso. E magari fammi sapere se concorda con i tempi che poi corri in gara o meno. Da questi test possiamo anche calcolare un attimino quello che è il nostro potenziale sui 1000 metri, quindi interessante per tutti coloro che devono fare il test sui 1000 metri. Direi di fare il test che dobbiamo fare appunto per gli 800 metri e direi che possiamo fare questo calcolo. Una volta ottenuto il tempo potenziale sugli 800 metri, possiamo dividere il tutto per 8, moltiplicarlo per 10 e aggiungere il 4%. In questo modo troverai quello che può essere il tuo tempo potenziale sui 1000 metri. Io come sempre mi auguro che questo video ti sia stato utile. Ti ringrazio per l'attenzione, ti abbraccio, ti saluto e mi raccomando, sempre a casa.